vengo da Firenze, lavoro in un'azienda di telecomunicazioni e abbiamo una grossissima code base scritta in C++ nel corso di questi ultimi 10 anni. Ovviamente il numero di programmatori C++ nella nostra zona sta scendendo, gli ingegneri di TLC in genere non sanno quasi nulla di C++, allora ci è venuto in mente di iniziare a esporre la code base con un linguaggio un po' più umano e comprensibile, soprattutto facilmente, cioè molto produttivo, e quindi l'idea è stata quella: ok, prendiamo il JavaScript e vediamo come si comporta all'interno di una grossa code base C++. Appunto, ve l'ho detto, mi chiamo Gian Lorenzo Miamoce, vengo da Firenze e in particolare io mi occupo soprattutto di sviluppo C++ e ora attualmente solo di recente della parte Big Data. Quindi perché JavaScript? Perché innanzitutto è facilissimo da integrare in un'applicazione C++, ci sono vari engine, tra cui SpiderMonkey, Vuoto e Rhino, per farne solo alcuni esempi. Le Vuoto di Google sono quelle che performano meglio perché si appoggiano al Silang, quindi vengono compilate al volo. E quindi alla fine quello che esegue il codice macchina non è semplicemente un interpretato. Il JavaScript è molto facile da insegnare, io ho avuto un'esperienza con diversi colleghi non informatici, basta fargli vedere un po' di for, un po' di if, esporre le 2 o 3 funzioni e subito anche un ingegnere che non è abituato a parlare di thread o a parlare di roba astrusa riesce subito a metterci le mani dentro. E più appunto è incredibilmente produttivo. Noi siamo riusciti per un cliente all'estero a scrivere in 2 settimane un'applicazione che sta andando molto bene da ormai 6 mesi e fa il profiling praticamente in linea di 750.000 utenti, quindi riesce a seguire tutti i clienti di questo operatore telefonico ed è praticamente layer della logica di estrazione dati scritta in JavaScript e sotto tutto il C++. Studiando un attimino ci siamo avvicinati alle Vuoto un po' per precedente esperienza personale e poi anche perché il nostro CTO aveva già iniziato a farsi un po' di suoi esperimenti e quindi diciamo in una riunione che è durata 5 minuti abbiamo scelto di partire dalle Vuoto. I motivi principali sono i seguenti, cioè intanto Google sta investendo molto nella riscrittura continua delle Vuoto, ora stanno integrando anche tutte le nuove caratteristiche del C++ 11, inoltre hanno seguito 3 principi fondamentali, hanno ridotto l'influenza del garbage collector, quindi come ben sapete JavaScript non è come il C++ che tutte le variabili vengono dialogate tramite il distruttore, ma ha un solo garbage collector e questo qui influenzava molto le performance. Con le Vuoto diciamo hanno mimato un po' l'esperienza che è derivata anche del C++, hanno introdotto un po' di concetti e il peso del garbage collecting noi l'abbiamo visto è veramente ridotto. Inoltre tutto è largamente utilizzato, un esempio Node.js e Node.js, di recente Node.js si è fusa nuovamente dentro Node, fanno un uso massivo di tutta la parte delle Vuoto e poi una cosa molto intelligente che ha fatto Google è stata la scelta di dire ok, prendo invece di eseguire passo passo le istruzioni JavaScript, quindi di interpretarle a runtime, quello che faccio è che quando il programma viene eseguito la prima volta c'è una fase di compilazione pura, quindi se siete su una macchina Intel viene generato codice Intel e poi viene mandato in esecuzione quel codice lì. Il problema delle Vuoto è che sì, è vero, sono largamente usate in tanti progetti, però la difficoltà principale è che sono altamente non documentate. Se vuoi andare a vedere, purtroppo io ci sono rimbalzato svariate volte, se andate a vedere anche all'interno della pagina ufficiale di Google, facendo un bel po' di crawling, alla fine scoprite c'è un link che vi riporta
a una pagina non ufficiale di uno sviluppatore presunto che ha lavorato in Google, in cui c'è un po' di documentazione. Però alla fine quello che si fa è andare a leggere nei forum di Node per vedere un po' la parte behind come è stata implementata, e poi soprattutto andarsi a leggere il vuoto.h e a forza di Linux capire da lì come è la firma dei metodi. Comunque su Windows è un bagno di sangue per far girare sto robo, eh? No, noi ce l'abbiamo, cioè, allora io non uso Visual Studio, non ci sono riuscito, e ti do ragione. Allora che ho fatto? No, ma anche su Visual Studio. Allora, non è banale, cioè comunque devi fare un giro dell'osso. Sì, devi fare un bel giro, cioè compilato un po' di roba. Però io sono arrivato a un certo punto, visto che per la mia esperienza di Visual Studio ero troppo noob per riuscirci, allora ho chiamato un collega che sa tutto come te di Visual Studio, è riuscito, dice lui, a compilarsi in una settimana. Sì, no, ci vuole un bel giro. No, ci vuole un bel giro. Sì, però comunque è fatto. Secondo me perché Google è un po' contro poi, Windows. Su Visual Studio noi ci siamo diventati matti con gli slash MD, quella parte MD. Sì, tutti i flaggettini. Attualmente noi l'abbiamo in produzione su Linux, sì. Piattaforma 64 bit, Solaris 8, Solaris 10, piattaforma Intel. Ci abbiamo provato Spark, ci sono perso un po' di sangue per un 2-3 giorni, e poi ho detto Spark non è possibile. Quindi è morto. Allora, per motivi di tempo non sono riuscito, cioè l'intento di questo talk sarebbe stato quello di farvi vedere una libreria completa, ho chiamato l'uomo vuoto. Sono riuscito quasi a fare più o meno tutto quello che avrei voluto portarvi, però per motivi lavorativi di tempo non ce l'ho fatta. Comunque vorrei farvi vedere più che slide una dietro l'altra, e poi alla fine, almeno su questo tipo di progetto qui non rendono, fare un po' di demo, vedere un po' insieme aprire il codice, vedere come funziona. Quindi la ricetta di questo piccolo progetto è C++ Level, le vuoto di Google ovviamente, e le Zero Q. Le Zero Q, per chi non lo conosce, chi è che le conosce? Ok. Sono delle librerie, diciamo che stanno avendo ora un grosso successo insieme a RabbitMQ, e sono un piccolo layer sopra i socket standard TCP, IP e UDP. Ci potete fare praticamente di tutto. Per chi di voi magari è un pochino più dentro la parte TLC, ci potete fare tutte le politiche public subscriber, multi subscriber, ed è veramente facile metterle insieme. Si compilano in 2 nanosecondi su qualsiasi ambiente, mi ci è voluto veramente zero a compilarle su questo Mac, e quindi noi le stiamo utilizzando un po' come bus di comunicazione tra tutte le piattaforme. Invece di fare RPC classico, alla fine quello che abbiamo scelto, il CPUQ come bus, si sparano dati, cioè le varie applicazioni attingono i dati che gli arrivano, e in genere quello che transita sono dei payload classici, proprio binari, oppure potete scegliere voi, per esempio io per un progetto ci ho mandato direttamente JSON, mi faccio passare con le stringhe in chiaro, quindi un piccolo disclaimer, in questa parte qui che vedremo non è production ready, quella che ovviamente abbiamo in produzione è production ready, però comunque ogni tanto qualche cosa si vede transitare da qualche parte. Quindi non l'ho testata, non l'ho complementata, comunque l'ho messa su GitHub, magari se avete voglia, magari così ci potete partire con un esempio classico. Quello che vorrei fare, più o meno, farvi vedere più o meno è questo. Allora, questi sono 2 pezzettini di codice JavaScript. Mi sono inventato un oggetto che vive nel mondo C++, che si chiama ZSocket, che praticamente sono i socket scritti con le recensioni in più. E semplicemente, quindi, il Planker cosa fa? Definisce l'IP e la porta, in questo caso TCP, sulla quale vuole connettersi, quindi fa la connessione e poi fa un ciclo in cui manda verso il socket un messaggio, test più i e poi aspetta la reply. E il server invece cosa fa? Fa l'opposto, ovviamente si mette in ascolto su qualsiasi interfaccia di rete, sempre sulla stessa porta, e riceve messaggi finché li riceve, fino a 10,
poi stampa il risultato, prende la stringa e ci aggiunge il reply. Per fare questo pezzettino qui ci servono alcune funzioni, che sono ovviamente l'implementazione dell'oggetto di ZSocket. A questo oggetto qui, perlomeno la bind ci serve come funzione da definire, la recv e la send. E poi, ovviamente, quando voi usate le Go8 non c'avete niente, non c'avete input, output, non c'avete, quindi vi dovete riscrivere da voi tipo la println oppure altre funzioni. Una cosa mi sono scordato di dirvi: perché non abbiamo usato direttamente Node? Perché quando siamo partiti con il progetto, è vero che Node è molto completo, però siccome ha tanti moduli, alla fine la paura era perdiamo forse più tempo a compilare tutto Node. Si sta parlando di macchine, so chi di voi conosce Solaris 10, che se c'è il GCC 4.6 è di grazia. Compilarlo tutto, poi compilare le Go8, linkare tutto insieme e sperare linkando la nostra codebase non schianti, non si distrugga nulla. E quindi abbiamo scelto, diciamo, un approccio easy. Prendiamo il motore e poi via via che il progetto evolve iniziamo a metterci i mattoncini insieme. E quindi è stato bellino vedere come poi riscrivere da zero anche le funzioni più sciocche, tipo la println, input, socket, MySQL e così via. Ecco, come quello che vi dicevo prima, ora iniziamo un attimino più a guardare nel dettaglio. Le Go8 di Google non sono molto difficili da capire, diciamo, sono abbastanza mnemoniche. Personalmente quello che ho trovato più ostico è stato capire e è stato poi anche usare abbastanza bene, evitando i classici segmentation fault, tutta la parte di come funzionano gli handle, come funzionano i context, come funzionano quindi gli scope in generale. Perché c'è un problema: il JavaScript non è un linguaggio come il C++ block scope, ma è function scope, e quindi il life cycle delle variabili in genere di qualsiasi oggetto che vive in memoria non è legato a un blocco aperta graffa, chiusa graffa, quindi te non sai quando, se ti verrà distrutto, come e perché. Allora, per tenerle traccia, Google si è inventato un po' un meccanismo, a mio avviso abbastanza un torto, però che funziona, e che è quella di definire il... Per esempio, guardiamo, metto da quest'altra parte, è più semplice. Ci vedete? Leggete endoscope, endoscope isolate, questa parte qui. Allora, prendete loro che cosa fanno? Loro definiscono un endoscope che è agganciato a un isolate. Un isolate è la nostra virtual machine JavaScript, quindi quella è proprio come se fosse un'area di memoria totalmente protetta con le sue funzioni, quello che lì ci finisce perché è codice che è stato eseguito su quella virtual machine. Quindi si definisce poi un contesto che è legato sempre all'isolate, e poi ci sono alcuni tipi di per esempio, facciamo un esempio abbastanza semplice. Il caso di una stringa o di un intero, io voglio creare un intero in C++ e poi passarlo a una funzione che vive invece in JavaScript, ok? Quello che si fa è, mi creo tramite la funzione string new from UTF-8, qui è una const char, quindi una stringa, e questa stringa mi vive come scope qui è legata a questo endoscope qui. Quindi local string è semplicemente local perché è riferito al local scope. Questo switch object è semplicemente agganciato all'endoscope. Che vuol dire? Che se qui ci fosse aperta graffa, chiusa graffa, questa variabile morirebbe alla chiusura dello scope. Anzi, non morirebbe, potrebbe morire, perché potrei avere all'interno del JavaScript ripassato quella stringa a un altro scope, e quindi lui internamente mi muove questa stringa dal mio scope a quell'altro. Però qui già capite perché il garbage collector è abbastanza efficiente, perché sfruttando il block scoping del C++, appena questa stringa qui
viene, che era agganciato a questo scope, viene distrutto perché muore l'endoscope di riferimento, io automaticamente ho meno uno segnato da qualche parte, e questo è deterministico, perché il C++ sotto va a mettere in modo deterministico il meno uno. Quindi se, praticamente loro hanno, si sono un po' reinventati, quello che poi si sono reinventati con lo shared bond. Alla fine tutta la memoria, quasi sotto, è gestita come se fossero internamente degli shared pointer, così che poi l'efficienza del bus collector è molto, molto buona. Ok, quindi ci sono, come tutte le librerie, ci sono varie fasi. La prima fase, quando voi vi agganciate, siete riusciti finalmente dopo una settimana a compilare le WOT, cioè avete capito, iniziate a capirci qualche cosa, quello che dovete fare, il classico Hello World, è inizializzo la libreria, quindi chiamo le WOT, init, qualche cosa. Mi definisco il contesto globale, mi definisco lo scope globale e poi inizio a agganciarci funzioni. Io mi sono fatto un piccolo oggettino, una piccola classe C++ che si chiama RV8, che in fase di costruzione, quindi appena voi la istanziate, automaticamente si definisce va a farsi tutta questa pappata di roba, inizializzo la libreria, inizio la piattaforma, metto sui vari contesti. E poi il rilascio di tutte le risorse viene fatto all'interno del distruttore. C'è un metodo execute che praticamente prende in ingresso il file name del codice JavaScript che volete eseguire, e poi c'è un metodo e lo manda in esecuzione, perché di fatto eseguire un JavaScript significa prendi tutta la stringa che vuoi mandare in esecuzione, compila, e una volta compilata esegui effettivamente, e poi prendi in ingresso un'altra funzione. Qui vedremo l'uso delle lambda come entra in gioco, che è l'add global function. L'add global function ci serve per definirci le funzioni quelle globali, quindi ln, input, funnable, qualcosa. Magari voi avete una vostra API in C++ che ne so, fa un processo un'immagine. Quindi ci avrete una funzione, mi immagino, di una classe che si chiama process image, e voi non dovete altro che fare è passare a questa global function la stringa della vostra funzione, come volete che si chiami nel mondo della virtual machine, e la callback che poi vi verrà automaticamente richiamata tutte le volte che l'utente da JavaScript invocherà la vostra funzione. Un passo ulteriore è l'uso cioè è la possibilità, torno un attimo indietro, di fare questo giochino qui. Io mi definisco un oggetto Zsocket, di questi Zsocket ne posso definire quanti voglio, e poi su ogni oggetto, perché questa in JavaScript fare così significa crearsi un nuovo oggetto che ha un suo cioè che ha una sua esistenza, cioè questa è una funzione, sì, però è anche vista come un costruttore di un oggetto, ok? E quindi per fare questo giochino qui, cioè new Zsocket, che non è una global function standard, bisogna fare un pochino più di sforzo, però alla fine si fa abbastanza semplicemente. E quindi io mi sono creato una classe generica, che è l'RVObject, che vi aiuta a definirvi strutture come la Zsocket. Okay? Ovviamente il mondo JavaScript è abbastanza complesso, cioè tramite le WOT voi potete fare qualsiasi cosa, cioè vi spiego meglio, potete definirvi le interfacce che prendono, cioè mimare strutture come i vettori, quindi aversi quando uno scrive, che ne so, Pippo aperta tonda 50, quel 50 vi viene passato nella funzione Pippo, e quindi voi sapete che cosa farci. Quindi potete esporre anche i vettori C++ e SMAP, che non avrebbe il JavaScript standard, bisognerà aspettare l'S next. Quindi n mila cose, voi ve le potete rimappare e mantenere più
la sintassi molto più vicina a chi conosce JavaScript piuttosto che inventare con la vostra, cioè fare tutto a colpi di funzioni che prendono il primo parametro o altre cose, ok? Allora, usando l'RV8 quello che possiamo semplicemente fare è un hostpattern, che è molto semplice. Quindi io dico, guarda, mi stanzio un RV8 object, quindi lui nel costruttore già fa tutta quella noia assurda di tirarsi su tutta la libreria, e poi gli aggiungo una funzione globale che chiamo println e gli passo la mia callback, che qui gliela passo come se fosse una lambda function, ok? JS con l'info-t è una struttura, ecco, fatta più o meno, molto semplice, fatta più o meno così, quindi è un cost, what, function, callback, info, what, value. Di questo esiste la documentazione, che è quella che trovate nei leader delle what e basta. Infatti, più o meno, si va avanti per sentito dire, che fa molto piacere. Si tramanda oralmente. Esatto. Oh, ma io ho scoperto, sai, che se mi passi anche quest'altro... E poi che cosa fa la println? Vabbè, non ve la spiego più di tanto. Si scorre tutti gli argomenti che gli vengono passati qui dentro e poi scrive ogni elemento separato dal carattere blank, quindi dallo spazio. Pretty print è semplicemente un'altra funzione che fa, che gestisce per esempio anche gli array, cioè, ma non so, abbastanza C++ standard. Ecco, questo pezzo di codice qui è la vostra interfaccia verso l'altro mondo, quindi qui dentro ci può essere scritto qualsiasi cosa. Quell'endoscope lì potrei anche levarlo, questo caso però ce l'ho messo perché non si sa che cosa, se avessi definito degli oggetti qui, delle stringhe, quindi col new from UTF-8 mi sarebbero finiti sullo scope quello del padre, quello, e magari avrei fatto un po' di pollution di memoria. Invece per creare gli oggetti la storia è un po' più complicata, nel senso che qui dentro quel final ditch l'ho messo tanto per mettercelo, sì, per far vedere che si fa un po' qualcosa. Però praticamente il concetto è questo: io mi creo un template che non ha nulla a che vedere con i template del C++. Un template gli si dice, guarda, JavaScript, quando crei uno Zsocket, per crearlo, un po' per condividere la memoria, un po' per condividere anche tutta la parte che c'è sotto di funzioni, definizione delle funzioni e proprietà, se no duplicherei infinite volte le stesse informazioni. Una volta che io le definisco come è fatto il template, e praticamente il JavaScript, quando crea un nuovo oggetto, per creare un nuovo oggetto usa totalmente la parte del template, in più quello che cambia lo va a usare, come per esempio se le porte, gli indirizzi IP in questo caso, solo quelle cambiano, poi tutto il resto è shareato tra gli infiniti oggetti, così che se voi avete un milione di Zsocket in aria perché state facendo una chat, non state consumando un milione di Zsocket template, state consumando un Zsocket template più un milione di magari coppie stringa porta, perché ognuno ha il suo IP e la sua porta. Quindi praticamente quando si vuole definire un nostro oggetto che abbia una certa semantica, una certa logica, quello che andiamo a fare è un qualcosa fatto così, cioè mi definisco lo Zsocket template come una classe che mi deriva dall'RV object e gli passo che cos'è un Zsocket. Quindi definisco semplicemente che c'è un costruttore e come è fatto il distruttore. E nel distruttore vado a fare la delete esplicita degli oggetti contenuti qui dentro. È un pochino brutto, lo vorrei migliorare, vorrei usare unique pointer invece che socket row, però vabbè, passo dopo... Avevo fatto diversamente, poi questa è la soluzione di fallback, quella veloce a due giorni. Vabbè, quella di produzione, dai. No, questa non è quella di... sarebbe bello. E quindi, poi, questo che cos'è? Questa è la definizione praticamente dello Zsocket template. All'interno del costruttore del template, che cosa faccio? Uso la funzione di prima, quindi la di global function.
quindi che si chiamerà Zsocket. Questa funzione c'ha, gli viene agganciato una callback, una lambda C++ che prende this come ora non mi viene il termine, prende this, diciamo, lo eredita dal padre, quindi la visibilità di this passa per copia dentro la lambda, e poi a questo oggetto gli vengono agganciati la connect, la bind, la recv e così via, tutte le funzioni che noi vogliamo implementare. La connect è molto semplice perché è proprio un wrapper sopra alle Zsocket. Quindi che cosa faccio? Qui notate che praticamente l'add global function ha bisogno di un argomento in meno dell'add function. L'add function ha bisogno anche dell'oggetto su cui si sta operando, perché appunto ogni singolo oggetto ha la sua specificità. Il template è il template di tutti. Quindi dall'oggetto uso una string stream per prendere dall'oggetto l'IP. Ma c'è un modo per l'IP è la porta, ok? Poi semplicemente visualizza il video che mi sto connettendo sullo standard error. Poi istanzio l'object socket in questo modo e poi semplicemente mi connetto. Fine, non devo fare altro, ok? Poi ovviamente si può ragionare in due modi. Possiamo ovviamente passare invocare funzioni C++ da JavaScript e anche viceversa. Quindi io da JavaScript posso invocare una callback che qualche utente mi ha definito all'interno del suo JavaScript. E quindi ho inserito all'interno della classe R8 semplicemente una funzione che si chiama invoke.js function, che prende, questa è templatizzata, usa i variabili template, che prende il nome della funzione da invocare e un elenco di argomenti. Quindi io potrei chiamarla in quel modo lassù, R8 engine invoke js fan, il passo l'exit callback. Quindi per esempio mettiamo che voglia dare la possibilità all'utente di, che si è fatto il suo JavaScript, di essere notificato quando sta per morire oppure essere notificato quando succede un evento nel framework sottostante. Semplicemente gli invoco una funzione che si chiamerà in questo caso exit callback e poi gli passo tutti i parametri, bye bye, 42, quindi stringhe interi, qualsiasi cosa. Tanto a completare tutta la logica ci pensa il variabile template. Quindi se uno dovesse dire definiscimi, voglio passargli una struttura che io mi sono inventato, basta definirsi, poi lo vediamo insieme, l'invoke.js function specificata per quel particolare tipo di struttura. Quindi queste le riserviamo per dopo. Ora vediamo un po' quanto tempo c'ho? Finché non arriva quell'altro, che secondo me è più di almeno 20 minuti. Quindi l'altro farà uno shrink del suo talk da un'ora a mezz'ora. Se arriva, mi sta scrivendo, sono a Pontevera, sono a Trastevere, sono a Ostiense, sta facendo lo streaming del suo. No, poveraccio, ha saltato l'aereo di 2 ore, quindi. Vediamo innanzitutto, prima di vedere il codice, se funziona da bene. Qui come si lancia? Ci vedete? Sì. R8 che mi sono compilato precedentemente, il nome della funzione, quindi in questo caso test.js. Test.js che cos'è? È fatto in questo modo. È il codice che abbiamo visto prima, questa parte qui è quella che ci interessa, ok?
Quindi praticamente cosa farà? Va bene, in questo cinema ci ho aggiunto delle funzioni tanto per farvi vedere che questo è il codice JavaScript standard. Non, in qualsiasi libreria, io ho provato anche a eseguire per esempio la underscore.js oppure sugar.js, funzionano tutte. Non funzionano librerie tipo, non so, chi voi conosce un po' React, dovresti più o meno apprezzare appena più di tutti, è la Rofan, cioè hanno introdotto come estensione al linguaggio, perché già il JavaScript potevamo passare funzioni a funzioni, quindi aveva un po' di funzionale anche lui nel suo piccolo. Però ora hanno introdotto proprio la possibilità di definire lambda function attraverso un nuovo operatore che è row. Quindi questa è una funzione, quindi ho definito una funzione che prende in ingresso due valori qualsiasi A e B e restituisce A più B. E qui la mando in esecuzione immediatamente passandoli a questa funzione base 1 e 41. Quindi poi quando la andremo a eseguire, qui vedete scritto 42, hello world 42, up e l'atto attacco, ok? Poi subito dopo quello che facciamo è creiamo un oggetto zsocket che ci siamo esposti, questa è la nostra parte C++, quindi qui, da qui in poi verranno iniziate a invocare tutte le parti C++, ci facciamo un semplice loppettino su 10, almeno 10 volte, prendiamo un messaggio, un oggetto dal socket e lo mandiamo un output a video e poi lo restituiamo indietro tramite insomit. E poi qua giù in fondo ci ho messo la exit callback, quella che vi ho fatto vedere prima, cioè per dimostrare semplicemente è possibile anche fare l'opposto, non da JavaScript chiamare il C++, ma da C++ in JavaScript. E noi usiamo queste modalità entrambe perché che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo un grossissimo database dove dentro ci sono tutti gli eventi di rete che sono successi, quindi per esempio il cellulare mi ha agganciato la cella X invece quella Y e così via, quindi per ogni evento di rete, oppure l'utente è passato dalla 4G e sta facendo questo tipo di traffico, tutti gli eventi di rete vengono memorizzati e vengono memorizzati in dei cartellini. Quindi noi stiamo cercando di astrarre il concetto dei cartellini e di fargli vedere semplicemente come un flusso, una pipeline di eventi, e quindi quando l'utente dice dammi per esempio tutti i ticket che hanno generato a Roma su una particolare cella dalle 3 alle 4 del pomeriggio, quello che gli arriva è uno stream di dati e su ogni dato gli viene invocata una callback JavaScript. Quindi loro in questo modo, chissà bene di reti, di protocolli anche di nominazione, può prendersi il cartellino, definirsi la sua funzioncina JavaScript, estrarre dal cartellino le informazioni che più gli servono, possono essere il numero di drop che ha visto quella cella in quel momento, e oppure quindi io chiamo Alfredo, la chiamata va giù, quello è un cartellino in cui c'è scritto più 1, l'INPSI1 e il suo core number ha avuto una drop. Tutte queste informazioni noi le usiamo per generare statistici, quindi l'astrazione che gli abbiamo creato è quella di io ti do un flusso di dati, per ogni dato che ti arriva te non devi preoccuparti oddio dove lo metto, c'è il vettore, ma la ci metto, ci penso io, il gruppo di ricerca e sviluppo, te che sei su un altro gruppo occupati solo di definirmi la funzione. Questo è, ho fatto un treno, è la prova del input. Invece il client fa semplicemente il client, ovvero si instaura la connessione verso il localhost su questa porta, fa la connect e una volta fatta la connect manda 10 messaggi al server. Proviamo se l'effetto demo funziona sempre, quindi qui consenti. Allora, qui che è successo? Io ho attivato cioè mandato in esecuzione il JavaScript, quindi lui mi stampa video hello world 42, poi l'array 12 UP e la data corrente con l'ora, quindi le 12.09, ok? E poi si è messo a fare il bind su TCP, quindi su qualsiasi interfaccia di rete verso la porta 9090.
se noi ora lanciamo il, ci vedete qua giù in fondo, RV8 test client, vengono mandati in invio test 0, test 1, test 2, e poi c'è la, quindi qui è stato ricevuto test spazio 0 e poi noi gli abbiamo invece mandato reply test 0, ok? Quindi questo è quello che è successo. Una cosa non mi è piaciuta, non è stata chiamata la funzione di end, no. Ci sarà un bug da qualche parte. Memory leak? Beh sì, no, qui, aspetta, questa deve, forse doveva partire, non so se l'ho commentata al volo per qualche motivo, ma questa se mi ricordo, non parte per un motivo, che qui non gli ho forzato la exit, quindi sul exit proviamo exit 0. Abbiamo rilanciato, test client, test, eccolo, vai va, l'ha mandata in risoluzione. Poi prendiamo in moto. E allora, vediamo un attimino invece il codice sorgente, la parte più forse interessante. Allora, qui innanzitutto ci facciamo un po' di include classici, lib platform, tutta la parte di Google, Tela Vuoto H, quelle classi che si trovano anche nell'esempio. E poi qui che cosa facciamo? Qui prendiamo se gli argomenti del tool RV8, quindi se non ripassiamo niente lui eseguirà test JS, e altrimenti ci prendiamo quale JavaScript mandare in esecuzione. Subito dopo agganciamo tutte le librerie, scusate, tutte le funzioni, quindi println, input, poi ci ho messo la exit, quindi volendo l'utente mi può specificare come è uscito il suo software, perché immaginatevi la comunità che ci dà Unix di settare il valore, quando fate il return 0, lo 0 viene restituito se siete su Unix alla bash, quindi quando fate echo dollaro, ok, grazie, echo dollaro punto interrogativo dalla bash, insomma quanti di voi usano la bash su Unix in generale? Quindi dico cose strane, quando mandate in risoluzione anche un processo, spesso e volentieri è utile sapere se quel processo è terminato male oppure ci sono stati altri problemi. E questa funzioncina qui ci aiuta perché ci sette il valore di ritorno e in più ci fa la exit immediata. È quella che mi ha costretto in un primo momento a introdurre il row pointer, perché avevo fatto in un altro modo molto più figo secondo me, ma schiantava tutto e non avevo avuto il tempo di capire il motivo. Poi mi sono definito altre due funzioni, la start timer e l'end timer. Queste io all'inizio ce le metto sempre più che altro per capire un po' fare un po' di test di performance su alcune librerie nostre. E la cosa bellina è che, avendo introdotto il meccanismo per cui la funzione che io aggancio al JavaScript altro non è che un callable object del C++, la cosa bellina è che posso anche definirmi, passargli intere variabili per reference e poterle usare all'interno. Quindi in questo caso io ho passato tstart e tend, così che la start timer mi setta il tstart e la tend poi viene ricalcolata qui dentro e posso mandare a video la differenza quanto tempo ci ha messo quel blocco di codice a essere eseguito. Va bene, quindi questo è più o meno diciamo la parte di fonte. La libreria invece, quella più interessante, è il codice che sta dentro l'RV8H. Ci sono, qua solo all'inizio, ci ho messo la definizione di alcuni, cioè mi sono semplificato i tipi per non portarmi dietro const, vuoto, function, callback, info, che diciamo Google è molto prolissa nella definizione dei metodi, però nella definizione diciamo dei tipi di dati.
però insomma altrimenti sarebbero venute stringoni senza fine. Poi mi sono definito alcune variabili dentro questo namespace, alcune funzioni per settare il valore di ritorno, per prendere delle stringhe e restituire degli interi e così via. E poi quindi veniamo al verbo. Che cosa fa l'RV8? Nel costruttore è quello di cui si diceva. Creo l'IQ, credo siano per la gestione dell'UTF-8, se non mi sbaglio, giusto? Sì. Quindi inizializzo la IQ library, poi mi inizializzo diciamo il contesto, quindi creo la piattaforma, la inizializzo, insomma tutta la parte di inizializzazione, e poi inizio a crearmi i contesti. Engine isolate fa parte, è l'isolate quella globale, ne potrei creare N, però tra di loro le isolate non si vedono. In questo caso non ce ne serviva una, quindi non so dove l'ho messa, eccola qua. Me la sono definita una volta per tutte come variabile membro, e quindi vivrà in memoria finché vivrà di fatto il programma. O vivrà, diciamo, finché vivrà RV8, ok? Una volta che abbiamo la isolate, ci possiamo iniziare a definire gli oggetti globali. Quindi mi definisco il mio object template, tutta la parte che ci serve per avere un contesto funzionante. Una volta che ho definito il contesto, che è questo, vuoto con... che è questo qui. Perfetto, vuoto context new. Una volta che l'ho definito, che cosa faccio? Faccio il reset, perché il context deve essere un qualcosa che non muore mai. Per non farlo morire mai, le buone vuoto ci hanno messo a disposizione un qualcosa che si chiama persistent. Quindi tramite il persistent voi gli andate a dire tutto ciò che sta nel persistent non morirà mai, finché non muore la virtual machine che tu sei tirato su per quella Java, per eseguire quel pezzo di codice JavaScript. Non è come il local o come un endoscooper, proprio non fa parte neanche del garbage collector, quello viene allocato e testa finita. Siccome il contesto non è l'engine, chiami l'isoletta, non devono mai morire, quello che facciamo è creare un contesto nuovo, agganciarlo all'isolate corrente e poi andare a resettare come se fosse uno shared pointer il contesto stesso. Poi niente, qui lo zoom è troppo alto, però cerco di un attimino. Questo qui è semplicemente la definizione della execute, quindi prendiamo il contesto, andiamo a caricarci in memoria il file, ok? Quindi prendiamo, c'è una funzione di help che si chiama load from file, prende tutto il contenuto stringa del file, lo carica e lo converte in una local stringa. Una volta fatto questo, compiliamo e eseguiamo il codice. Se c'è un errore, quello che facciamo, ci limitiamo a fare, è chiamare questa funzione che ci regala Google, è l'unica cosa che loro si sono definiti che tutti usano, che è la report exception. E che è bellina perché ti fa vedere se c'hai qualsiasi cosa, anche un errore sintattico, il punto alla colonna esatta dove è venuto quello errore. Punto meno potente del girare, però perlomeno non ci impazzisce. E poi la invoke.js function che serve, però vedete che il codice non è, ora non spiegarla, non c'ho tempo, però il codice è molto compatto, 10 righe, 20 righe. Si riesce comunque a fare tanto. E noi per poi più tutte le altre funzioni e così via. Per partire, vi uso solo questo, cioè una volta compilato le vuoto per la piattaforma, ci abbiamo messo una settimana a esporre le prime funzioni base che ci servivano nel nostro mondo, e poi vabbè. Dopo 5 mesi e 3 settimane siamo riusciti ad avere una visione più o meno stabile. Se avete domande. Io ne ho una. Per quanto riguarda i template, come vengono integrati qui? I template? I template C++. Allora,
all'interno delle vuote le fanno ovviamente un largo uso, non così massivo, però perché diciamo il JavaScript è un linguaggio dinamico, quindi non è che può fare troppo compagnia. Io li ho usati, in particolare qui, so se si vede abbastanza bene, per poter definirmi come è fatta la JS function. Allora, praticamente cosa succede? Quando io invoco la invoke JS function, devo definire un array e dentro questa array ci devo mettere tutti gli oggetti, quindi interi, quello che ha detto che l'utente si aspetta come parametri di ingresso. Per non scrivermi questo pezzo di codice, non so se si vede, in modo cioè passando qui, costringendo l'utente a definirsi a mano la array, che cosa ho fatto? Ho fatto una serie di mi sono definito una funzione che si chiama fillParameter. Quindi l'ax len lo calcolo tramite l'operatore sizeOf, in cui prendo l'ax che gli viene passato, questo è un variabile template, ok, prendo l'ax, calcolo ovviamente tutto questo viene sotto il compile time, la grandezza di questo template, di questi argomenti, e poi chiamo la fillParameter. La fillParameter la chiamo dicendogli: guarda, all'inizio devi andarmi a costruire l'oggetto JavaScript all'interno della posizione 0 e tutto il resto te lo passo come forward, standard forward di args. Quello che deve fare l'utente è: devo passare al parametro iesimo un tipo int? Beh, mi definisco int, mi definisco qui la variante int, quella lì, int v, ok, questa. Per le stringhe, mi definisco quindi la fillParameter per le stringhe. Quindi io l'ho usato in questo contesto qui, cioè per semplificarmi la vita nella struttura del codice. Fatto che sia compilato, vuol dire che si deve rinunciare alle feature sulla reflection, sulla modificare il prototype? No, non ha nessun limite. Perché quello che viene fatto è semplicemente quando diciamo l'oggetto viene compilato, okay, cioè quando JavaScript viene compilato, te l'oggetto ti vive comunque in memoria, quindi lui sa esattamente, ti genera anche le funzioni per parte, tutta la parte di reflection, quindi non hai limiti nel prototype, puoi farti new di qualsiasi cosa, e comunque c'hai anche tutto il meccanismo di ereditazione che c'ha JavaScript, quindi dal prototype io mi derivo altri oggetti che mimano l'oggetto da cui derivo. Cioè prendi la classe prototype della classe ZSocket e ti puoi aggiungere le funzioni? Sì, sì, sì. Lo fa fare. No, no, è un pensavo molto... che si perdesse la funzionalità. No, perché te alla fine c'hai sempre l'object. Quindi alla fine c'è sempre un vuoto object. Quindi puoi farti il set a runtime delle funzioni. Cioè a runtime. Alla fine chiama C++ per via il vuoto object, quello è dinamico perché sta in memoria. Comunque le colbe che te ripassi sono tutte compilate, quindi alla fine è semplicemente l'aggancio di una funzione a un oggetto. Semplicemente mi immagino solo il set, il costo che paghi è il set della chiamata questa. Vediamo se è facile da trovare. Questa qui. Io con questa gli sto dicendo a questo oggetto qua, agganciali una funzione che si chiama fanName e un template di una funzione, ma function template e object template sono sostanzialmente la stessa cosa, che è fatto in un determinato modo, ok? E poi ripasso come ultimo parametro, ora questo è un po' arzigogolato, però come ultimo parametro gli passo il mio oggetto. Ok? Quindi lui, quello che viene fatto, questo è il codice eseguito a runtime, perché la function viene eseguita a runtime,
ok? Perché l'abbiamo vista definita nel costruttore dello ZSocket template. Quello che li faccio è una dietro l'altra e cancelli tutte le funzioni. Ma io l'ho fatto nel costruttore, ma lo potevo fare anche dall'altra parte. Okay.